dopo aver visto la foto su Facebook, mettiamo in pratica la porcata qua, la super maialata, spaghettini con i gusti. Pensavo fosse difficile infilarli, che si spezzassero, invece no, abbastanza semplice. Ho spezzato gli spaghetti prima perché sento la piccola. Nella foto erano molto belli, appetitosi. Un po' lunga la preparazione. Adesso al secondo, e c'ho già fame. Walk in progress. Al terzo gusterino ho abbandonato l'idea del senso estetico e mi sono lanciato più sul senso pratico, tanto una volta che sono in pancia chi se ne frega di che forma estetica hanno. L'unica cosa è che io di solito mi mangio un etto di pasta. Come faccio a infilare un etto di pasta in 6 pezzettini di booster? Spero che l'inquadratura sia giusta, perché sennò sto facendo tutto per niente. Perlomeno il video, poi me lo mangio, se il video viene male me ne sbatto, per quanto che venga buona la pasta. Dopo un po' ci prende la mano, la cosa diventa più veloce, anche di una volta ci se ne frega. Ok, più di così non sono riuscito a infilargliene dentro, stanno quasi per esplodere, vedi questo. Siamo in gas, cacchio, lampadina fulminata, speriamo che si veda. Andiamo a introdurre Aspetta. Finalmente, bolle, 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 bolle. Non penso che vada mescolata, che si possa mescolare. Io neanche ci provo. Punto. Non penso che vada mescolata. Che si possa mescolare. Io neanche ci provo. Punto. E visto che è pasta con i booster, giustamente, condimento andrà fatto con senape leggera e olio d'oliva. Giustamente le dosi a cazzo di cane. Dovrebbe essere un po' più liquida, però. Prova del 9. Sa solo di olio. Dopo aver aggiunto un po' di senape alla salsina, così non sa solo d'olio, andiamo a controllare il busterino.
testa è ancora stradura, è stato poco tempo, poi a metterci stracotta, si riesce anche a mescolare, ma vieni. Intanto il tempo se ne va, e io mi spacco il cazzo. Ok, dopo aver assaggiato uno spaghetto per vedere se era cotto e avendolo pucciato dentro nell'olio e senape, ho deciso che userò solo l'olio per condire quella pasta. Mio Dio, che sapore di merda. Pronti? Si scola. Ta-da! Ma esteticamente sembrano carini. Adesso sentiamo che sapore hanno, eh? Giustamente tutte le riprese fatte con la ventola accesa che è di sottofondo. Va bene, il risultato estetico era uno spettacolo. La pasta all'interno dei Wooster era praticamente cruda. E fa cagare, fa tanto cagare.